Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi accogliamo la parola di Dio che ci dona una buona notizia. La leggiamo dall'Evangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 1-10. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Amen. Carissimi, quanto è bello oggi questo Vangelo. Quanto è bello ascoltare questo fatto, questo incontro tra Gesù e Zaccheo, tra questo uomo ricco, pubblicano, basso di statura, ogni cosa aveva un senso anche nella sua stessa fisionomia, perché Zaccheo, pur avendo tutto, potremmo dire, cercava Gesù. Sentiva un vuoto dentro di sé. Uno potrebbe dire: forse è salito sul sicomoro, su questa pianta alta, per vedere Gesù, forse per curiosità. Ma in realtà Zaccheo aveva un vuoto, poiché il suo mestiere, il suo benessere non lo riempiva sufficientemente. Ecco perché Zaccheo spera di vedere Gesù. Non sa che lo incontrerà personalmente e che Gesù stesso lo chiama, ma sale per vedere. Ecco allora, fratelli e sorelle, quanto è importante da parte nostra anche oggi cercare di incontrare Gesù, cercare di mettersi in un posto alto dove possiamo vederlo che passi, cercarlo nella nostra preghiera. E Gesù passa per quella strada, alza lo sguardo, vede Zaccheo, e gli dice: «Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua». In Gesù troviamo anche oggi il cuore di Dio Padre, un cuore che pulsa e palpita di amore, un cuore che desidera il meglio per ciascuno di noi. Noi sappiamo che il giudizio umano, infatti tutti mormoravano, è negativo. È entrato in casa di un peccatore. L'uomo di fronte a certe persone, a certe personalità, giudica, critica, condanna. Gesù manifesta ciò che il Padre farebbe qui sulla terra verso ciascuno di noi. Il Padre non si scandalizza dei nostri peccati, non si scandalizza delle nostre comodità o di una vita anche non vissuta in Lui. Il Padre vuole qualcosa di più da ciascuno di noi. Ecco perché di fronte a Zaccheo gli dice: «Zaccheo, scendi adesso, immediatamente, perché io oggi devo fermarmi a casa tua». L'amore di Dio, fratelli e sorelle, è così grande, è così forte per ciascuno di noi, che non gli basta ciò che noi abbiamo.
vuole di più. Ecco perché le dice: scendi subito. Zaccheo, subito, scendi da dove sei. Io voglio venire a casa tua. Addirittura dice che vuole fermarsi. È come se Gesù, Dio, stesse passando, passeggiando. E quante volte diciamo: sono degno, non sono degno, viene, non viene. Dio ti dice, e dice anche a me: Luca, devo fermarmi a casa tua. Devo stare con te. Voglio stare con te per migliorare la tua vita, per trasformare la tua vita. Allora Zaccheo lo accolse in casa sua, pieno di gioia. E questo incontro personale che Zaccheo fa con Gesù cambia la sua vita. Questa ottica è meravigliosa, fratelli e sorelle, anche a livello pastorale, personale, relazionale. Quante volte noi nei confronti di qualche persona vogliamo intervenire dicendo: non devi fare così, hai sbagliato, devi. L'atteggiamento di Dio è molto diverso e lo vediamo in Gesù Cristo, suo figlio. L'atteggiamento di Dio è di apertura, è di incontro, non di scontro, non di allontanamento, non di accusa e non di giudizio. Gesù viene, va da questo capo dei pubblicani e gli dice: vengo da te. Lui lo accoglie e lo ha accolto non solo a casa sua ma nel suo cuore. Ha creduto in Gesù, Zaccheo. Tanto che dice: voglio restituire ciò che ho rubato, addirittura 4 volte tanto, e tutto ciò che ho lo do ai poveri. L'incontro con Gesù, fratelli e sorelle, cambia la vita. Mettiamocelo bene in testa. Non sono le idee, non è la teologia, non sono i dogmi, non sono i precetti, ma l'incontro personale con Gesù Cristo che cambia la vita. Ecco perché nella nostra vita concreta, nella nostra famiglia, nelle nostre comunità, nella nostra chiesa, quanto bisogno c'è di evangelizzare, permettere agli altri di incontrare Gesù. Altrimenti, se non c'è l'incontro con Gesù, salta tutto. Entrerà il giudizio, la condanna, e quindi ci sarà sempre un contrasto, un confronto negativo, uno scontro. Ma Dio vuole entrare nella vita di ciascuno, indipendentemente da quello che abbiamo fatto, da quello che abbiamo sbagliato. Perché l'amore di Dio è grande, l'amore di Dio è senza limiti. Quindi, fratelli e sorelle, lo so, è scandaloso l'amore di Dio, perché fa quello che noi non vorremmo mai fare verso gli altri, verso i nostri nemici. Dio ama, fratelli e sorelle, e questo amore cambia, questo amore trasforma, ed è principio di novità, di conversione. Ecco perché noi, quando vogliamo parlare a qualcuno che ci sta molto caro, magari nella nostra casa, magari nella nostra famiglia, con i nostri amici, con i nostri colleghi di lavoro, e non sappiamo come fare, dobbiamo amarli e farli incontrare Gesù. Altro che devi, 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 devi. È Gesù che dice: devo fermarmi a casa tua, devi incontrarmi. Permettiamo, fratelli e sorelle, a noi stessi anche oggi di incontrare il Signore, ma permettiamo agli altri di incontrare Gesù, perché quando lo incontriamo ci convertiamo. Quando facciamo questa esperienza forte dell'amore di Dio, davvero ci convertiamo. E sto parlando di un incontro forte, personale, concreto, così come anch'io l'ho fatto nella mia vita. Senza questo incontro non cambiamo, non ci convertiamo e la vita va avanti come prima. Allora oggi accogliamo lo slogan di questo Vangelo: oggi Gesù si ferma a casa tua. Amen. Questa è la buona notizia. Allora invitiamolo e accogliamolo dicendogli: vieni Signore Gesù, vieni oggi a regnare nel mio cuore. Signore, ho bisogno di te, ho bisogno di un nuovo incontro con te, ho bisogno di una nuova esperienza con te. Signore, so che
Molti sono i miei errori, i miei sbagli, i miei peccati, le mie mancanze, ma io voglio incontrarti, voglio avere un nuovo incontro personale, voglio avere una nuova esperienza di te. Signore, entra nella mia casa, nella mia famiglia. Grazie perché io credo che oggi è il giorno, questo è il tempo in cui tu vieni e manifesti l'amore di Dio Padre per me, un amore incondizionato. Un amore senza limiti, ma soprattutto un amore che mi cambia. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, lasciamoci oggi conquistare dall'amore di Dio. Lasciamo che oggi stesso Dio venga nella nostra vita. Sta bussando alla porta del nostro cuore, apriamogli e permettiamo ai nostri amici di fare anche a loro questa bellissima esperienza. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, ci vediamo domani, ciao! Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità. E mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore. Ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele